come ci si sente da calciatore e goleador in B, da uno dei più forti attaccanti della B, a essere relegato in panchina, in tribune, cioè a non essere considerato protagonista del progetto del Pescara? Cioè, io non me lo spiego, non so se riuscite a darti una risposta. Sì, sicuramente non sono contento, questo non posso nasconderlo, sicuramente. Mi fa rabbia anche a me stare in panchina, però in questo momento il mister vede così, devo soltanto accettare quello che dice il mister, forse anche causato dal fatto che comunque nell'ultimo periodo c'è stato il fatto del mercato, quindi magari, non so, la vedono così in questo momento, però oltre a questo non riesco a spiegarmelo neanche io, però ci sono tanti ragazzi bravi e niente, accetto quello che dice il mister, io più di così non so che dirti, Gabriele. Cristian, c'è una critica che qualcuno le rivolge, e cioè dicono: Cristian si sente forte, sa che è un giocatore di un'altra categoria e magari negli allenamenti in partita non dà il massimo delle sue possibilità. È una considerazione giusta o è pure sbagliata? Questa è una cosa che dicono da parecchio tempo, no? Il fatto della continuità, ma secondo me io non la vedo così, non sono d'accordo su questo, perché non è vero, perché io sono sempre stato un professionista, sia l'anno scorso purtroppo, quando criticano me è sempre figlio dei risultati, è sempre stato così, ogni qualvolta che magari c'è stata una sconfitta, ci sono le sconfitte, dei pareggi, Galano viene sempre comunque messo in discussione, perché è la verità, perché anche quest'anno lo sto vedendo. Sono capitate queste due partite che ho fatto da titolare, magari non ho fatto gol, la partita è andata in un verso diverso, ci sono state delle critiche, perché giustamente è normale, la gente si aspetta tanto da me, questo sono d'accordo, però io non sono d'accordo, perché io cerco sempre di fare professionista, sempre, al 100%. Poi magari, ripeto, quest'anno ci sono state tante situazioni del mercato che io non nascondo, non c'ho peli sulla lingua, quindi magari in questo momento sto un po' in una fase un po' così, però sto cercando di dare il massimo e di dare una mano alla squadra, poi il mister fa le sue scelte, pazienza. Cristian, hai parlato senza peli sulla lingua, per questo ti faccio i complimenti, perché la sincerità paga sempre. Ci ha fatto capire Gabriele che Cristian Galano è deluso e arrabbiato. No, è giusto, ma io dico e aggiungo, sì, una squadra che si può consentire il lusso di tenere fuori Galano e Valdifiori in Serie C è una squadra che deve vincere il campionato, perché se non giocano questi due, gli altri si presume siano migliori di questi due, e allora non ti puoi nascondere più. No, ma Gabriele, io credo che sia evidente che la scelta di tenere fuori Cristian Galano dall'11 di partenza non sia una scelta tecnica, perché Galano è un giocatore che può stare in una B a vincere. Mi pare una scelta tecnica invece a me. Però se è una scelta tecnica, poi come dici tu, il Pescara però non può essere borderline. Non può cercare alibi il Pescara, se tiene fuori giocatori di questa qualità vuol dire che gli altri sono migliori e quindi devi vincere. Cristian, ti chiedo l'ultima cosa, perché devi lasciarci, che sì, sei al ritiro. Il mercato di gennaio chiaramente deve trovare una soluzione a questo impasse. Non lo so, Enrico, vedremo cosa succederà da qui a gennaio. Sicuramente se le cose rimarranno così, vedremo cosa succederà e vedremo insieme la mia agenda, la società, è la cosa giusta da fare.